Buongiorno amici, benvenuti o bentornati sul mio canale, come state? Io oggi mi sono messa questa maglietta, anche se è macchiata, mi sono appena accorta, però probabilmente visto che è già asciutta, la macchia mi sa che non andrà più via. Pazienza, tenterò di toglierla, se no amen, la terrò per stare in casa. Come state? Siete rientrati a lavorare dopo le ferie? Io sto bene, però stamattina è iniziata l'allergia a non so che cosa. Boh, di solito ci sono le muffe in questo periodo di fine agosto, però non sono neanche più tanto allergica alle muffe, quindi chissà. Qui sotto c'è Mr. Buddy, che come sempre è protagonista dei miei video, vero? Oggi ragazze volevo iniziare questo video, ragazze e ragazzi, facendovi vedere i miei capelli perché li ho appena piastrati, che li ho lavati e sono lunghissimi. Adesso ve li mostro. Ed ecco qua i miei capelli. Sono veramente soddisfatta perché sono super super lunghi, praticamente ad altezza del seno, ed erano anni che non li tenevo così lunghi. Qui ho il ciuffo che ovviamente è un po' più corto, ma mi piacciono veramente tanto. E se li metto di spalle, sembrano ancora più lunghi, guardate che belli, mi piacciono. Sono molto contenta e soddisfatta perché io ho un po' la fissa con i capelli, cioè mi prendo veramente cura tantissimo di loro. Sarà perché ho un capello crespo che se non lo metto in piega è uno schifo e quindi mi dà molta soddisfazione vedere che sono cresciuti così tanto, insomma. Tornando però a noi, questo pomeriggio volevo dedicarmi alla scarpiera, scusate, e adesso infatti vi ci porto perché è un'altra delle zone di casa che non ho ancora messo in ordine e sistemato. Ed eccola qua. So che vi ho già fatto un video tanti mesi fa ormai sull'organizzazione della scarpiera, però avendo comprato tante scarpe nuove per il matrimonio che vi ho fatto vedere su Instagram, adesso sta esplodendo e necessita assolutamente di una riorganizzazione. In realtà parlavo prima con Fabio che sarebbe l'ideale fare una scarpiera su misura, visto che comunque lo spazio in altezza non è sfruttato in maniera ottimale, però ovviamente costa, secondo me costa minimo 300 euro farla e al momento non è, diciamo, nel budget delle cose da fare, quindi per il momento ce la teniamo così, ma sarebbe sicuramente utile farla per sfruttare lo spazio in maniera ottimale e secondo me si crea proprio il doppio dello spazio che abbiamo ora per le nostre scarpe. Adesso la andrò a svuotare completamente. Vado a pulire tutti i ripiani e come potete notare ci sono proprio più livelli di scarpe che sono dentro al loro contenitore originale e quindi è un po' un casino perché non mi capisco tanto così. Tra l'altro lì c'è una friulana così messa lì a caso. Diciamo che non so voi, però io ho il problema, o meglio la fissa, che se non vedo tutte le scarpe aperte nella scrivania, non mi ricordo quante scarpe ho e quindi quelle che sono dentro al loro contenitore originale, fondamentalmente mi dimentico, tra virgolette, di averle. Ovvio, se magari ho i tacchi, allora ok, mi ricordo che sono nelle scatole perché quelle sono le cose che non uso quotidianamente, però scarpe basse, che ci sono appunto delle scarpe basse dentro a quelle scatole, volevo assolutamente tirarle fuori perché se le vedo le prendo e me le metto, se non le vedo, ovviamente la testa, il cervello mi fa mettere quelle che io vedo, quindi velocità, prendo una scarpa e via. Quindi oggi volevo fare un lavoro di questo tipo. La mia idea sarebbe quella di dividere le scarpe per stagione, perché lì ci sono anche delle scarpe che utilizzo nella stagione invernale. Quindi adesso, ok, siamo a fine estate in realtà, quindi ovviamente poi quando arriverà ottobre farò il cambio di nuovo, anzi, forse metà settembre, in base a quanto caldo farà. Però comunque per il momento credo che mi convenga non fare già il cambio stagione delle scarpe, ma concentrarmi sull'estate e poi insomma farò il cambio quando sarà il momento. Sì.
Ragazze e ragazzi, questa è la situazione, è veramente esplosa una bomba. Come vi stavo accennando su Instagram, non credevo di avere così tante scarpe. Buddy sta facendo lo slalom. Contate che quella fascia è la fascia di scarpe di Fabio, tutto il resto sono mie. Qui dentro ci sono degli stivali invernali con i tacchi e senza tacchi, quelli da pioggia e quelli appunto con i tacchi, mentre lì sotto le scarpe da sposo di Fabio. E contate che non sono tutte, perché ci sono degli stivali invernali che ho sotto al letto. Quindi adesso mi trovo un po' in difficoltà, perché non credevo di averne così tante. E la scarpiera, eccola qua, l'ho svuotata, però è piccolina. Oltretutto, il difetto di questa scarpiera, che non nasce in realtà come scarpiera, è che non ho ancora capito come trovare questi ripiani aggiuntivi, perché le mensole sono 5, se non erro, e di conseguenza mi trovo in difficoltà per farci stare tutte le scarpe, perché avrei bisogno di ripiani aggiuntivi, cosa che al momento io non ho. Quindi direi che procediamo innanzitutto andando a pulire il muro con la gomma magica, perché ho visto che qui è un po' sporco. Poi vado a disinfettare tutta questa scarpiera e come ultima cosa iniziamo a mettere le scarpe. Vediamo cosa riuscirò a fare. Amici, ci sono riuscita ad organizzare in maniera decente la scarpiera. Ho provato diverse tecniche mettendo le scarpe in posizioni diverse finché non ho trovato la soluzione più adatta. Faccio una premessa però, che sicuramente se riuscissi a trovare una o anche due mensole in più da aggiungere a questa struttura, e infatti devo contattare IKEA perché mi sembra strano che non si possano aggiungere altre mensole, soprattutto perché comunque i buchi ci sono, sicuramente recupererei tantissimo spazio, ed è una cosa che voglio fare perché per ora va bene così, però per l'inverno ho già calcolato che lo spazio non mi basterebbe. Adesso comunque vi faccio vedere una cosa innanzitutto, che comunque ci sono dei buchini, non so se li vedete, per quello io dico che comunque secondo me si possono aggiungere dei ripiani a questa struttura che si chiama plaza. Comunque, detto questo, mi è venuto mal di testa perché ho l'allergia, quindi mi fa un sacco male qua, perciò adesso faccio merenda, poi prendo la tachipirina e poi vi mostro come ho organizzato ogni ripiano, perché ogni ripiano ha un criterio. Io non faccio mai le cose fatte a caso, ma le faccio sempre pensandole, e di conseguenza volevo condividere con voi appunto come sono andata ad organizzare la mia scarpiera. Vi faccio, prima di prendere la tachipirina, vedere però le scarpe che non sono andata ad inserire nella scarpiera. Allora, iniziando da qua, queste sono scarpe invernali tranne l'ultima, che però pensavo magari di riuscire a mettere lì sopra da qualche parte, e le altre sotto al letto. E queste sono tutte le scarpe che mi sono avanzate, che comunque sono scarpe chiuse quasi tutte, cioè, o meglio, tutte sono scarpe chiuse tranne i sandali da sposa, che però devo far tingere dal calzolaio, insomma. Quindi alla fine mi sono avanzate queste scarpe che non sono riuscita a far stare lì. Ovviamente, come vi stavo accennando, guardate qui quanto spazio libero c'è. Se io riuscissi anche lì sotto ad alzare e a mettere altri due ripiani, mi starebbero altre 8 scarpe in più. Quindi è una cosa che voglio assolutamente riuscire a fare. Rieccomi, amici. Allora, nel frattempo ho chiamato il servizio clienti di IKEA, perché ero troppo curiosa di capire se potevo aggiungere una mensola e se IKEA la vendeva, perché il problema era quello che io all'interno del sito di IKEA ho guardato tutte le mensole, ma non trovo quella specifica per il mio scaffale. La ragazza che mi ha risposto è stata gentilissima, ma mi ha detto che IKEA non vende la mensola, quindi tipo, oh mio Dio, e adesso? IKEA, fate quella mensola per me, per favore, grazie. L'unico consiglio che mi ha dato è stato quello di aggiungere una componente al mobile, quindi aggiungere un altro scaffale sopra il mio scaffale, sempre un plaza più piccolino. Solo che non sono convinta di questa cosa, soprattutto perché ho paura che magari poi
il mobile, essendo troppo alto, cada verso di noi, anche se non è che ci appendiamo, però non mi sento molto tranquilla. Quindi non lo so, probabilmente cercherò una soluzione in qualche modo, perché i buchi ci sono, quindi le mensole si possono aggiungere in qualche modo. Al limite proverò a cercarle o da Obi, farò un tentativo lì, oppure magari prenderò una mensola di Ikea che magari non nasce per questo mobile e in qualche modo la riadatto, perché almeno una mensola in più ci vuole assolutamente. Oppure in alternativa, l'altro consiglio che mi ha dato è stato quello di comprare questo scaffale che costa 40 euro e 40 euro per due mensole mi sembra un po' tanto, perché è composto da una mensola sopra, una mensola sotto più i quattro supporti. Comunque costa 40 euro e mi ha detto che a quel punto posso staccare le mensole e andarle ad aggiungere al mio scaffale. Quindi, morale della favola, ci penso e vedrò come fare. E niente, andiamo di là che però vi mostro la scarpiera terminata. E veniamo finalmente alla scarpiera, che come vedete adesso è molto più in ordine di prima. Partendo dall'alto, ovviamente Fabio, essendo più alto di me, ci arriva meglio, quindi ho messo tutte le sue scarpe che le ho messe normali, cioè le ho posizionate come tutte le persone normali mettono le scarpe nelle proprie scarpiere. Qui invece le ciabatte le ho messe una sopra una sotto perché non c'è altro spazio. Passiamo invece al mio reparto, che sono questi tre ripiani. In poche parole ho fatto tre ripiani per lui e tre ripiani per me. Primo ripiano, quindi quello più a portata di mano, alla mia altezza, ho messo i sandali, quelli bassi che io possiedo. Questi che sono quelli che utilizzo per andare principalmente al mare, perché sono vecchini e anche quasi rotti, quindi li utilizzerò finché non si rompono. Quelli invece li utilizzo, che sono anche loro vecchi, per andare in giro, se devo fare la spesa o commissioni varie. Questi sono nuovi, quelli che ho comprato per la vestizione, che li utilizzo invece per quando devo uscire, quindi per la spesa questi non li uso. Quelli invece sono di Aldo, comprati l'anno scorso, anche questi sono nuovi, hanno un tacco di 5 cm e li uso quando devo uscire, cioè uscire per aperitivo, cena e altro. Quindi li ho divisi in questo modo e li ho posizionati in orizzontale, perché per il mio scaffale questo era il modo, insomma, per sfruttare meglio lo spazio, mettendo i sandali uno accanto all'altro inversi, quindi non li metto così come farebbero tutti perché occupano troppo spazio, infatti mi esce il sandalo, ma scusatemi il telefono di sotto, li metto così, in modo tale che lo spazio venga massimizzato, ottimizzato. Questo ripiano invece è composto dalle mie All Star e le Adidas, che sono anche sporche da lavare, che sono le scarpe che utilizzo, diciamo, un po' tutto l'anno, insomma. Quindi le tengo qua, adesso le uso un po' di meno, ma non le voglio mettere sotto al letto. E poi qui a destra abbiamo i tacchi, o meglio, le sling back, modello Chanel per intenderci, quelle con un tacco 5 dell'Arianna, che sono quelle che ho usato al mio matrimonio come secondo paio di scarpe, bellissime, comodissime, tra l'altro hanno questi brillantini che sono una favola, meravigliose, e lì dietro di Perla Marina delle sling back basse con tacco 3 cm. Passiamo all'ultimo ripiano, che sono le cose che uso un po' di meno, lì non voglio farvi un primo piano, sono le mie ciabatte da battaglia che utilizzo e che poi butterò in realtà perché sono rovinatissime. Le utilizzo e non sono sporche lì, è che ormai hanno preso il colore della sporcizia, però io le lavo sempre, e cioè non sempre, insomma, ragazze, ogni tanto le lavo, tipo una volta alla settimana. Le utilizzo esclusivamente per portare a passeggio Buddy in questi giorni, in questa estate, insomma, quando fa caldo. Lì dietro ci sono i miei sandali con il tacco
grosso della Guess che ho comprato ormai mi sa 3 anni o 3 anni e mezzo fa, e questi di Xe sono uguali in 2 colori diversi, che sono meravigliosi pure questi, guardate che bellezza. Li ho comprati quest'anno, erano scontati del 50%, quindi ne ho presi 2 paia, e sono anche questi sandali con il tacco alto. Quindi queste sono praticamente tutte le mie scarpe estive. Dunque ragazze e ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ero un po' in dubbio se sarei riuscita a riuscire ad organizzarlo in maniera ordinata e funzionale come piace a me, ed esserci riuscita mi ha dato un sacco di soddisfazione. Ora dovrò solo capire tutte le scarpe che non ci stanno nella scarpiera, come fare a farle stare sotto il letto, però questo è un altro problema, insomma, che non c'entra con la scarpiera. In qualche modo sono sicura che riuscirò a farcele stare. Nel frattempo vi terrò anche aggiornate per quanto riguarda il Plaza, quindi se riesco a trovare una soluzione per aggiungere 2 mensole, perché aggiungendo 2 mensole aggiungerei spazio per 8 scarpe, perché alla fine io ho il piedino piccolino, quindi 8 scarpe ci stanno. In tutti i ripiani ci sono state 4 scarpe, perciò 8 sicure ci starebbero, e questa cosa mi sarebbe di grande aiuto per mettere magari anche delle scarpe che momentaneamente tengo sotto il letto, potrei tenerle lì. Quindi vedremo e ve lo farò sapere a breve. Vi invito ad iscrivervi al canale, a rimanere aggiornati attivando la campanella, e vi mando un bacio e ci vediamo come sempre ogni domenica, ogni giovedì alle ore 15 qui sul mio canale YouTube. Ciao ciao, un bacione!